fatto all'interno di questo uovo sarebbe necessario guardare. Però capite che l'occhio arriva a 0,1 mm, due puntini più vicini di 0,1 non si riesce a vedere. E allora a quel punto, impiegando strumenti come questo tipo di microscopio che vedete qui vicino, si è riusciti a capire qualcosa di più. La cosa importante è che dobbiamo pensare che questa è una cellula, ma noi siamo fatti milioni di milioni di miliardi di cellule, una diversa dall'altra. Quindi è chiaro che abbiamo bisogno di capire come quella singola cellula si trasformi in questo milione di miliardi. Qui ci aiuta un po' se vi ricordate com'è fatta una mora. Una mora l'avrete mangiata qualche volta, via. Ecco, all'inizio questa singola cellula, provate a pensare, diventa 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e così via. Ora provate a immaginare questa palla come la mora, che noi chiamiamo morula in termini tecnici. Provate a immaginare di spingere una parte, e quindi è una palla sgonfia che spingete, avrete di fatto due strati di cellule a quel punto. E questa parte noi la chiamiamo gastrula e ha un aspetto, queste sono le cellule che si moltiplicano tante volte e che arrivano ad avere un aspetto di questo tipo. Una palla sgonfia che abbiamo spinto, due strati di cellule continuano a moltiplicarsi e questa gastrula pian pianino forma altre cellule, altri tessuti che in termini tecnici chiamiamo ectoderma, mesoderma, endoderma. E questi poi si differenziano nei vari tipi di cellule. Avremo cellule della pelle, dei muscoli e così via, delle ossa. Ora, questo è un aspetto molto importante da ricordare perché di fatto a un certo punto, qui vedete, si moltiplica, incominceranno a formarsi delle strutture che sono quelle del nostro sistema nervoso e quindi chiameremo neurula quello stadio. Questo è un aspetto anche molto bello. Ma a quel punto la cosa fondamentale è che il nuovo individuo come esce a quel punto? Esce per il fatto che queste cellule incominciano a organizzarsi, tessuti, organi e le varie parti. Ma questo è quello che conosciamo oggi grazie al microscopio.